invenzione di chissà chi, ma un riferimento storico, biblico. E il riferimento va trovato, va cercato e trovato nel Vangelo di San Matteo, al capitolo secondo, che recita in questo modo: Gesù nacque a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode. Alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Troviamo qui dei sapienti che cercano la verità, che sono ispirati da una stella, forse erano astrologi, ma una stella in particolare li ispirò e li mise alla ricerca del re dei Giudei. Provarono una grandissima gioia nel rivedere la stella che compariva e spariva, e alla fine tornarono al loro paese da un'altra strada. Tutti elementi che affido alla vostra riflessione e considerazione. Ecco, per noi cristiani Gesù è la stella del Natale, che viene come segno e invocazione di speranza. Segno e invocazione di speranza per il mondo, turbato e preoccupato per gli echi che giungono da coloro che seminano terrorismo, dall'intolleranza religiosa, per gli echi che giungono dalla Corea del Nord, da Gerusalemme, da tanti paesi in guerra. Come segno e invocazione di speranza per l'Italia, che continua a sperimentare sulla pelle dei più deboli la crisi economica ed è lacerata dalle relazioni e conversazioni a volte scomposte di fazioni varie di politici e opinionisti. Come segno e invocazione di speranza per la nostra città di Terni, alla ricerca del proprio riscatto economico, civile, politico e sociale, nel dialogo, nel lavoro, nella sicurezza e nel benessere, come segno e vocazione di speranza per la nostra Chiesa diocesi, alle prese del risveglio evangelico e di rinnovata responsabile consapevolezza nella fedeltà a Gesù e nel dialogo con la città, in questo tempo di visita pastorale che ho già iniziato nella diocesi, un tempo di incontri, di confronto, di riscoperta e adesione a Gesù.